Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo nuovo episodio della carriera. Mentre lì il menu va a caso perché ho il joystick rotto, guardate. Io vorrei che voi guardaste il joystick che io ho in mano. Adesso non lo fa l'infame di una PlayStation. Vedete? Adesso piano piano. Perché la cosa è che se io spingo questo, no? Lui va di qua, se io spingo questo, lui rimane fermo. Speriamo che non ci darà problemi in partita, perché altrimenti sarà un dramma. Comunque, bentornati con questo nuovo episodio di carriera, il numero 51? Forse sì, considerando che su YouTube siamo fermi al 48. Però dato che poi partirò, come vi ho detto in altri video, mi sto registrando un po' di video adesso. Allora, ci eravamo lasciati con il passaggio del turno ai gironi di Champions League. Seppur sofferto contro ogni tipo di pronostico, contro il... contro lo Young Boys, abbiamo un girone tutt'altro che di ferro e lo scopriremo subito in questo primo episodio, perché avremo la prima sfida del girone, se non sbaglio contro il Marsiglia. Prima però giocheremo contro il Palermo, apriremo questo episodio una settimana dopo Roma-Juventus e nel giorno di Inter-Milan. Buonasera dall'Ara per la seconda giornata di questo nuovo campionato, il campionato dei big match. Palermo-Roma, importante fare subito 3 punti per salire a quota 4 in classifica e per cominciare a vincere in un campionato che potrebbe mettersi male, perché sì, il primo punto l'hai guadagnato dopo 90 minuti sofferti contro la Juventus, ma si tratta sempre di un punto e sappiamo che è importante partire bene. Ad Alessandro Florenzi sulla destra, il tocco centrale per Salah, dentro ancora per De Rossi, sta salendo anche Bacca, servito bene il colombiano, a sinistra arriva Ronaldo, Bacca se la vuole portare in zona tiro, finisce per terra, punizione che non c'è, mi sembrava netta per la Roma. Una punizione abbastanza solare da quella posizione, poteva far male CR7. Ancora Roma con Bacca che vede Aubameyang, palla interessante anche per Salah, Viviano a dir di no. Nainggolan gli porta via il pallone, riparte la Roma, bene col belga, dentro per De Rossi, contropiede che può starci qui, occhio a Daniele, dentro il suggerimento ottimo per Bacca che poi lascia Aubameyang, bel guizzo della Roma, Aubameyang dentro per Nainggolan che colpisce malissimo e spedisce il pallone sul fondo, seconda palla gol per la Roma. Esterno per Quaison, quindi ancora Morganella, Umtiti, anzi Djurevic, passa su Umtiti, fino in fondo Djurevic, dal fondo, deve metterla col sinistro il 99 che calcia in porta sul palo di Bartolomei Dragoschi che non si fa sorprendere, primo angolo della partita a favore del Palermo. Dentro per Florenzi, però subito il primo a fondo della ripresa, Ale, trova molto bene il fondo, poi al centro c'è De Pai, sul secondo palo anche Ronaldo che vola in cielo, ma prima di lui c'è Aymar, Ilyemark. Lazar dentro il pallone per Quaison, ancora Lazar, ottimo spunto, Lazar in rigore, può concludere, Dragoschi non bene e poi il Palermo che stava clamorosamente andando in vantaggio, che rischio corso dalla Roma, ma la prima palla gol sarebbe stata una beffa clamorosa. Riparte la formazione giallorossa con Declan John che deve mettere in movimento Ronaldo, tocco di ritorno troppo lezioso, porta palla qui, trova un varco, sceglie l'opzione De Rossi, a sinistra sale John, il tocco morbido per Nainggolan, eccolo John che la porta, c'è largo Ronaldo, tocco per CR7 al centro De Rossi, occhio a Ronaldo che fa tutto da solo, poi la mette al centro dove c'è Aubameyang sul fondo, altra chance per la Roma ma non vuole entrare questa palla. Kanté vuole inventare lui centralmente, trova Nainggolan, destra sale anche Florenzi, occhio ad Ale, va dentro Aubameyang, grande palla per Aubameyang di fronte al portiere, lo fulmina Pierre-Emerick Aubameyang che c'è sempre, secondo gol in 2 giornate, 1-0 per la Roma a 11 minuti dal 90esimo. Che palla di Florenzi ragazzi, illuminante alla Totti, guardate che palla ha dato sul filo del fuorigioco per Aubameyang che poi poteva solamente segnare da lì e Roma finalmente in vantaggio, 1-0 pesantissimo che arriva veramente al termine di una partita molto complicata perché siamo stati anche molto sfortunati. Quindi riparte il Palermo con Morganella, Kanté su di lui, gliela porta via senza fallo, Ronaldo, movimento di Kanté, centrale, gran palla per Kanté che prova a giro, palo clamoroso! Palo clamoroso di N'Golo Kanté, vicino al 2-0, si avventa sul pallone De Pai, la palla raggiunta da Viviano, è finita! La Roma vince a Palermo, soffrendo molto, anche se poi abbiamo giocato solamente noi per 93 minuti. Alla fine decisivo Aubameyang, l'esultanza di Ronaldo che oggi mi è piaciuto, anche se poteva far di più, però appena riuscirà a segnare sarà molto più decisivo anche lui, è questione di fiducia, ecco. Vittoria comunque molto importante e vogliamo a quota 4 in classifica. È finito comunque 1-1 il derby tra Inter e Milan al Meazza. Adesso avanziamo con il calendario e ricordiamoci anche di fare i nostri allenamenti. Ok ragazzi, siamo nell'ultimo giorno di mercato, noi praticamente non faremo più nulla perché abbiamo trovato la giusta quadratura, abbiamo comunque fatto un grandissimo mercato, arrivano comunque delle offerte, una per Benassi, ottimo così, attenzione proprio il Torino che se lo riprenderebbe,
Però io non sopporto quando mi chiedono di meno. Non ricordo a quanto l'avevamo preso, però io 7 milioni al Torino li chiedo. Perché 3 e 9 assolutamente no. Loro dicono che al massimo possono spendere 4. Io a questo punto abbasso a 5 perché, comunque, ripeto, non possono offrire meno del valore di Benassi. Vale 5 milioni, non è che l'ho deciso io. A questo punto accetterei perché sennò qui non si fa più nulla, dato che ci siamo avvicinati molto ai 5 milioni. Ultime 4 ore del mercato e poi penseremo alla terza giornata di campionato che sarà in casa contro l'Hellas Verona e poi alla sfida di Champions League. Poi la lascia a Kanté. C'è largo a sinistra Martin Odegaard che è bravo nel movimento a far correre il pallone. Poi il cross dove c'è Ronaldo sul fondo, il primo squillo della Roma. Firmato Cristiano Ronaldo. Supra Yen. Giomber per Romolo. Qui Nainggolan. Vistosa ostruzione, ma poi ci regalano il pallone. Attenzione Ronaldo che può partire. Parte il contropiede della Roma con Ronaldo velocissimo. Vola di fronte al portiere. Ronaldo fino in fondo, calcia in porta! La prima volta di CR7. Finalmente porta avanti la Roma all'ottavo minuto sul regalo della difesa. Lui segna anche qui allo Stadio Olimpico con questa maglia. Roma 1, Verona 0. Quindi fallo laterale per la Roma con Cristiano. Per Emerson. Poi bravissimo Nainggolan qui. C'è Kanté in zona, va dentro a Kebacca, la porta Kanté, poi Bacca, va sul destro, lo libera! Carlos Bacca, esplode l'Olimpico, la Roma completamente nuova, fa 2-0 e per il momento affonda l'Hellas, lo stesso Hellas che l'anno scorso ci fece piangere in questa partita, in questo stadio, fu la peggior uscita della nostra gestione, ma per il momento è una delle migliori. Attenzione, la pressione di Bacca, dorme il Verona adesso, Bacca con il doppio passo, Bacca ancora, Bacca dentro, Ronaldo non trova il pallone. Roma che potrebbe addirittura dilagare adesso con Odegaard dalla parte opposta, al centro Kanté, servito Kanté, dal fondo Kanté, all'indietro Ronaldo, deviazione! Cristiano Ronaldo, sono tre in 21 minuti, la doppietta, la prima ovviamente in Serie A con la maglia della Roma, per il numero 7. Adesso si rischia veramente di dilagare parecchio. Col Verona completamente in affanno. Qui Odegaard è bravo a tenere una palla che sembrava morta. Poi Kanté vede Ronaldo. La deviazione aiuta tanto. E la Roma va sul 3-0. Nainggolan. Da lì può anche provare. Pensa al destro che arriva. E arriva anche la risposta di Rafael in calcio d'angolo. Con le mani sopra Yen. Fares. Ultima azione di partita. Sopra Yen fuori. Per Lazaros. Bella combinazione qui. Poi Florenzi chiude. E l'arbitro chiude la partita. Roma batte Verona 3-0. Abbiamo atteso Ronaldo, ma ne è valsa la pena. Abbiamo un grande attacco, ma in generale una grandissima squadra. E 3-0 per la Roma dunque contro il Verona. Una partita non per niente scontata. Quindi 3 punti corrispondono anche ai 3 gol fatti. Ci presentiamo nel modo migliore alla sfida di Champions League. E adesso andiamoci a concedere la classifica. Questa dunque è la classifica con un Torino a punteggio pieno, ma bisogna vedere anche le squadre che ha incontrato. Noi del resto le abbiamo battute tutte, tranne la Juventus, che comunque ha perso punti, non solo con noi, perché ne ha pareggiate due. Insomma, la classifica recita Torino 9, Roma 7, Bologna 6, Carpi 6, Fiorentina 6, Napoli e Juventus a 5, a 4 troviamo tutte le squadre, insomma, che vedete dalla Sampdoria fino all'Hellas Verona. Poi a 3 troviamo l'Empoli, a 2 sorprendentemente l'Inter che pensate, dal gioco era data come favorita per la vittoria finale in questo campionato e poi a 1 punto Cagliari, Udinese, Genoa e Pescara. Insomma, nessuna squadra le ha perse tutte dopo 3 giornate, questo comunque è positivo. Buonasera dallo Stadio Olimpico, da dove ha inizio il gruppo E della Champions League 2017-2018, perché si gioca Roma contro Olympique Marsiglia. Forse ci è capitato il girone più facile, quindi dobbiamo assolutamente sfruttare questo fatto per passarlo a mani basse. È tutto pronto con le squadre che sono scese in campo adesso, ci sono grandi nomi, inquadrato l'uomo che può essere decisivo, ovvero Cristiano Ronaldo che si è sbloccato finalmente con la Roma nell'ultimo turno contro l'Hellas Verona allo Stadio Olimpico segnando una doppietta. Questa è la Roma, l'unica novità rispetto agli 11 titolari consiste nel fatto che c'è Depay al posto di Mohamed Salah, Depay che ci ha trascinato a questo girone col gol decisivo su punizione contro lo Young Boys che avete visto nello scorso episodio, se non l'avete visto andatelo a vedere. Questo invece è il Marsiglia con Mandanda, Dié, Rekik, Nkoulou e poi Mendy con Diarra, Feisa, Brugman, Batshuayi davanti, Orellana e Ndogu sugli esterni. È tutto pronto per l'inizio di questa Champions League col Marsiglia che dà il via. Si parte, finisce l'attesa.
Ronaldo in pressione gliela porta via. Sia CR7 che parte forte. Il movimento da parte di Bacca servito. Bacca può anche andare al tiro. Prova Bacca! Manda andare in calcio d'angolo. Subito Roma. Nainggolan che lo serve. Te vai dentro da un Titi. Chiude in culo. Anzi, in Kudu. Occhio a De Pai che va a recuperare questo pallone. De Pai vuole buttarsi dentro. Ancora Memphis. De Pai trova il fondo. Grande giocata di De Pai che la mette dietro. Ora kick a chiudere. Pericoloso De Pai in questo avvio. Uno dei più pericolosi della Roma. Pallone dentro. Ancora Feisa. Bashuai che allarga sulla destra. Orellana con mano lassa. Ancora Brugman al limite. Riesce a scaricare su un Kudu. Poi Feisa. Dragoschi respinge in calcio d'angolo. Prima occasione anche per il Marsiglia. Che non è riuscito più a far su quel pallone. Ora lassa nello spazio per Brugman. A tu per tu con Dragoschi. Marsiglia in vantaggio. Lasciato solo Brugman, che non poteva sbagliare, e porta in vantaggio i suoi quando siamo al 27esimo di questo primo tempo. Mendy, Vashuai per Diarra, poi il tocco per Mendy, dentro da Feisa che torna da Diarra. De Rossi non lo prende, lo prende invece il 2-0 del Marsiglia al 41esimo. Ha segnato Mendy. Troppe incertezze dietro, andiamo poco convinti. Qui De Rossi va fuori tempo. Umtiti non pressa il suo avversario. 2-0 per il Marsiglia. Troppi errori, troppe sbavature. Di base non una bruttissima Roma, ma è 2-0 per loro. Si torna in campo, si cambia modulo e si cambia a centrocampo. Fuori Pierre-Emerick Aubameyang, praticamente assente nel primo tempo. Molto meglio Bacca, torna in panchino Aubameyang. Periodo non sicuramente dei migliori per lui. Si ricomincia dall'Olimpico, una Roma che deve rimontare questo svantaggio. Ottimo intervento, ma la palla termina in out, che sarà per il Marsiglia. La rimessa è lunga. Declan John a staccare benissimo. Ronaldo si accentra CR7, neanche in zona tiro da lì. Ronaldo si prende la Roma sulle spalle. 1-2, partita riaperta. Ha fatto tutto bene qui il portoghese, che si è accentrato, poi poteva calciare, lo fa dove non può arrivare, manda andà. Roma 1, Marsiglia 2. Riesce a tenerla, poi fallo di De Rossi, che viene ammonito. Senza dubbio, direttore di gara. Trattiene qui l'avversario Daniele. Il giallo è giusto. Intanto è pronto Salah nella Roma per questi ultimi minuti. Entrerà al posto di Memphis Depay. Intanto Roma che vuole uscire, proprio con l'olandese che parte e Bacca in possesso. Scarico su Nainggolan. Vediamo se si sterza da quest'altra parte. È partito Bacca, lo ha visto De Rossi. Bacca in posizione regolare. Bacca rientra. Bacca fino in fondo. Bacca calcia. Carlos Bacca. Esplode l'Olimpico. È 2-2. L'abbiamo ripresa. Incredibile. 19 dal termine. Remontata della Roma. L'assist di De Rossi per Bacca, che poi fa tutto bene. E adesso andiamola anche a vincere. Che secondo tempo di questa Roma. Vince adesso della Roma. Kanté. Giochiamola. De Rossi. A destra c'è Salah che è anche fresco. Occhio a Salah che vuole mettersi in moto. Si accentra Mohamed. Salah la porta. Dentro per Kanté. Kanté fa tutto da solo. Kanté davanti al portiere. Kanté! Kanté! Rimonta completata. Golo Kanté. Ha segnato tutta la nuova Roma. Ma finisce qui. Con la Roma che batte il Marsiglia, una rimonta incredibile, una grandissima Roma. E si apre così questa Champions League con un'altra serata emozionante che mi ricorda quelle dello scorso anno, ma con una Roma veramente cinica nel secondo tempo. Non abbiamo avuto molte più di tre palle gol nella ripresa, eh. Attenzione, perché ne abbiamo avute nel primo tempo, ma nella ripresa no. E sono contento che le abbiamo concretizzate tutte. E così ci salutiamo anche, signori, grandissimo episodio, visto che il Bayer Leverkusen ha vinto, come era prevedibile, 2-1 sul campo del PAOK, squadra greca, e quindi siamo in testa al girone comunque assieme al Bayer Leverkusen, ma abbiamo recuperato una partita che sembrava persa. Quindi bene così, bene per una Roma che le vince tutte, 3 su 3 in questo episodio, va bene. E speriamo che sia una grande Roma per tutto l'arco di questa stagione. Voi lasciate un like se il video vi è piaciuto, vi invito anche a passare qui sotto in descrizione per i vari social. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale, passate in descrizione, l'ho già detto dalla regia, mi dicono, l'ho già detto. E quindi noi ci becchiamo nei prossimi video, bella raga. Un fallo, sì, calcio di punizione. Attenzione alla Roma che non è finita, c'è De Pai qui. L'arbitro ha raccontato la linea di giocatori di barriera che sono avanzati. Non so se far partire De Pai o Ronaldo. Probabilmente va De Pai. Dovrebbe farla passare solo la barriera. De Pai!